Nasce a Pandino, Crema, il 26 luglio 1930 da Carminati Giuseppe e Angela, ma subito si trasferiscono a Monte Cremasco. Dopo le elementari entra nel seminario di Crema dove compie gli studi secondari 1942-1950 e quelli teologici 1950-1954. È ordinato sacerdote a Crema il 12 giugno 1954 da Monsignor Placido Maria Cambiaghi, Barnabita. L'incontro con un missionario irlandese, padre Michele Colleran, da poco incaricato di avviare la presenza in Italia della Società delle Missioni Africane, lo orienta verso la vita missionaria. Ottiene dal vescovo di poter partire in missione e di lasciare la diocesi di Crema nel 1955, dopo un anno di prova in servizio pastorale a Piedimonte d'Alife, Caserta. Anno di spiritualità 1955-1956 a Chanly in Belgio e giuramento temporaneo di aggregazione alla SMA il 16 luglio 1956. Parte per la Costa d'Avorio dove è nominato alla diocesi di Cagnoa e vi rimane per 4 anni nel servizio pastorale, prima nella missione Sant'Anna di Cagnoa, poi in quella di San Paolo di Divaux, dove pronuncia il giuramento perpetuo di aggregazione definitiva alla SMA, 26 ottobre 1958. Nel frattempo la presenza della SMA in Italia si è organizzata e consolidata. Padre Carminati è presente all'apertura del seminario Regina delle Missioni, benedetto e inaugurato dal Cardinal Giuseppe Siri, a Genova IV, il 3 settembre 1960. Una nuova comunità SMA per la formazione di futuri missionari, dove si avvicenderanno decine di seminaristi. Da questo momento, la vita missionaria di Padre Carminati si sviluppa lungo 3 direttrici ugualmente importanti. Dopo le missioni di Gagnoa, di Divaux, egli lavora a Gros, Bondoukou e da ultimo anche un breve periodo all'Istituto Raoul Follereau di Azopé. La sua azione pastorale, pur attenta a sostenere iniziative di tipo assistenziale ed in favore dello sviluppo, coadiuvato in questo dalle suore missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, tende a mettere in evidenza le capacità e le risorse delle popolazioni a lui affidate, valorizzando la profonda religiosità dell'animo africano e gli aspetti positivi della religione tradizionale. Collabora facilmente con vescovi e sacerdoti africani e si avvale dell'aiuto fondamentale di catechisti locali, vero braccio destro del missionario, traduttori in lingua locale, animatori e formatori delle comunità cristiane di villaggio. Favorisce l'educazione delle nuove generazioni attraverso la scuola cattolica e organizza la vita delle comunità cristiane ricorrendo ai movimenti dell'azione cattolica, attento ad orientare al sacerdozio e all'impegno nella vita cristiana e sociale i giovani più promettenti. Negli anni 1960-1964, Padre Carminati è incaricato dell'animazione missionaria vocazionale. Visita i seminari diocesani del Nord Italia, proponendo ai seminaristi la scelta missionaria e facendo loro scoprire le ricchezze umane e spirituali dell'Africa che lui aveva conosciuto. Dal 1984 al 1989 risiede nella casa SMA di Palombaio, Bari, dedicandosi a risvegliare e a far crescere lo spirito e l'impegno missionario nella diocesi di Bitonto. Anche qui la sua attenzione è rivolta a far scoprire alle nostre comunità cristiane i valori spirituali, le ricchezze culturali e religiose della tradizione e della cultura africana, suscitando il desiderio
di impegnarsi personalmente al servizio della missione e di sostenerla con la preghiera, l'amicizia e l'aiuto materiale. Nel 1968, con la partenza di Padre Colleran, egli è nominato superiore del distretto italiano della SMA, con residenza a Genova, incarico che verrà rinnovato fino al 1982, quando è nominato fino al 1983 superiore della nuova provincia italiana della SMA. Egli svolge il suo compito di superiore con delicatezza, sempre attento al rispetto della personalità di ogni confratello, cercando di valorizzarne ogni lato positivo, condividendo le loro difficoltà, visitando regolarmente i confratelli anche in Africa e facilitando la collaborazione della provincia italiana con le altre province, sia in Europa che in Africa, in un'ottica internazionale della missione. Affronta anche momenti impegnativi, quando si tratta di aprire nuove case, a Palombaio, Bari, e a Feriole, Padova, ed ingrandire la casa di Genova, ma le risorse sono insufficienti. Interverrà la solidarietà espressa da amici e benefattori come quella delle varie strutture della SMA, grazie appunto ai buoni legami intessuti con le altre province dell'istituto. Una parte importante nella vita di Padre Carminati è segnata e condizionata dalle difficoltà legate alla salute, rottura del femore, doppio impianto dell'anca, problemi cardiaci ricorrenti con due importanti interventi anche recentemente. Per questo, da quasi 20 anni, la sua vita trascorre a riposo nella casa di Genova e gli ultimi 4 anni li ha vissuti nella casa Don Orione di Genova IV, non lontana dalla casa SMA. Diceva della sua esperienza missionaria: ciò che mi colpiva di più era l'accoglienza della gente, la voglia, il desiderio vivo di ascoltare la parola di Dio. Noi missionari avevamo mezzi molto limitati. Non avevo né auto né moto. Mi muovevo a piedi nella foresta per visitare i villaggi. Ma credo che in quella povertà di mezzi, o forse proprio attraverso quella, potevo constatare ogni giorno il miracolo della grazia di Dio. Il giovedì 27 aprile 2017, nella parrocchia di Santa Maria della Castagna a Genova, alle ore 10:30, è stata celebrata una messa di commiato e dopo il feretro è partito per Monte Cremasco, dove alle ore 15 c'è stata una seconda messa, seguita dalla tumulazione nel cimitero del paese che ha tanto amato. Con Padre Carmelo scompare una figura che ha segnato la vita e la vocazione di tanti missionari, molti dei quali cremaschi.